Eccoci qui, siamo tornati sul novità. Novità random stream live e abbiamo The Shore. Credo che si legga sì, Shore, credo, non lo so. Allora, devo dire queste quattro stronzate. Possiamo andare avanti. Allora, sì, continuiamo sempre la battaglia su Streamrider. Come sempre mi potete seguire sia sulle random live su YouTube, ma quelle servono solo per, diciamo, a prossimizzare quello che si viene fatto su Twitch. Ovviamente mi trovate sempre e solo su Twitch. Difficile che farò mai una live su YouTube, non lo so, magari un giorno, in futuro. Allora, vediamo che ha una grafica semi-realistica, se non realistica, davvero bello per ora. Allora, buttiamoci, vabbè, 144, Windows, Birdless a 180p, qualità ultra. Vediamo che cosa dovrei fare. Vabbè, noi startiamo. Non ho ben capito. Oh mio Dio. Bello! Cosa è successo? Hanno un naufragio. Mi si è perso la moglie questo. To keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Ok. They speak of a fisherman who was lost in a stranded sea. Oh mio Dio. He never came back. Now I know where he lies. What misfortunes could have drove him here? Candele accese, piaci. Un'altra cosa. I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now.
is he talking about? Vabbè. E diciamo che posso andare solo dove vuole lui. Cerchiamo di raggiungere il faro a sto punto, vediamo un po'. La grafica non è male, eh? La grafica non è male, ma bisogna vedere com'è la giocabilità. As we sinked our feet in the sand for the last time, she asked me to tell her one of my stories about the wild sea. I could hear each of her breaths. By the time I finished my story, took her life. Che robe sto coso. Immagino che dovremmo trovare una chiave. Mazza la musica, com'è incisiva. Aspetta un attimo. Ma anche così, guarda. Trovato la chiave.
Sembra un po' di... Sembra tipo mezzo horror, mezzo... Andiamo di sopra, andiamo a vedere che non ci fa raccogliere nulla proprio, nessuna arma, nessuno, quindi non credo che dovremmo... Guarda, prevedo che dobbiamo scappare, secondo me, invece che combattere. Boh. Interessante, potremmo andare... una chiave... no, non può raccogliere nulla. Vediamo se il cannocchiale ce lo fa usare. Sì. Che cos'è lì? Un tempio. Una barca! Questo è un bel indizio. Fa guardare lì come a dire guarda vai lì che c'è la barca e te ne vai. Sono un sacco di armi, ma non te... non te fa raccogliere nulla. Vediamo se tocchiamo qualcosa qua dentro, succede qualcosa. Oh, ho attivato il faro. Vabbè. Ok. Andiamo a vedere che c'è qua sotto. Ovviamente non c'è niente. Wow. And they managed to let him die in here. What made them forsake their simple ways? Che cavolo c'è scritto? Ce n'è un'altra dall'altro lato. Aspetta. Magari riusciamo a capirci qualcosa.
Forse devo trovare una terza. Forse devo trovare un posto dove metto quella. Va bene, un giretto ci facciamo. Niente, tanto pure se ti arrampichi non risolvi nulla. Get out of my head. Sembra tipo un portale. Che non intendo minimamente entrarci, ma mi sa che non abbiamo scelta. Cerchiamo altre vie, magari. Ma la barca è così vicina. No, è spastico, non... Forse? No, niente. Vabbè, dobbiamo scendere qui. Beh. Abbiamo capito. Di qua posso andare? No, non ti fa andare. Guarda tu. Devo scendere giù. Mamma mia. È l'urlo del monco. Vabbè. Un mega obelisco davanti a me. Vediamo cosa dobbiamo fare. Facciamo girare sti cosi. Ok.
un naufragato. E adesso? Va bene. Andiamo a quello di là. Mi però cammina due palpebre così però. Vediamo se gira anche questa. Dove va? Se ne va a spasso per il mare. Molto probabilmente sarà cambiato lo spawn della porta. Vediamo un po'. Mi sembra che non è cambiato assolutamente nulla. Ma vediamo di mettere le monete al loro posto. Vediamo un po' se adesso serve mettere le monete al loro posto, no? Magari per proteggere il faro dal mostro. Vediamo un po'. Ah, adesso posso correre. Incredibile. This place feels like it was always a part of me. As if it has taken a hold of me and won't let go.
another foot in the sand, but this time sink deeper beneath the shore. Cavolo, è una meteorite quello? Adesso sono curioso, che cosa ci sta dall'altra parte? Scusa. Non posso non andare a vedere. Non posso. Devo andare a vedere assolutamente. Perché prima non me l'ha fatto fare? Forse di là va dal meteorite. Andiamo un po'. As a young boy, I remember my father talking about this island. He described it in a way that would scare the listener. He spoke of black butterflies, corpse candles, and broken compasses. This island feels like it's maintained, untouched by time. The wind and the waves pause for a minute to rest. Calm before the storm. Despite his fear about the island, he would often come here fishing some very colorful fish. I remember finding myself quite disturbed as I watched him stuff his mouth with their raw meat. Dove sta andando questo obelisco di me? Beh. Non ne ho la più pallida idea. E niente, ogni strada... Cioè, questo serviva solo per venire qui per vedere... quella statua lì. E basta. Vabbè. Un po' inutile. Ma che fastidio, non posso andare dove pare, scusa. Ma dove sta andando qualcosa?
Le strade senza senso le odio, giuro, le odio. Qualcosa cammina, continua a camminare interrottamente. Vabbè, dovevamo andare dall'altra parte fin dall'inizio. Forse è solo per mettere paura, non si sa, serve a niente. Bah. Inutile proprio, inutile. Un'altra battaglia oro. Mannaggia, quante battaglie oro. La mezz'ora che ci stiamo giocando non ho ben capito a cosa dobbiamo arrivare. Però vabbè, fa nulla. Piazzo lo Stream Rider e vai. Partiamo. Ricominciamo, via. Dove stiamo andando? Qua. Alla barca. C'è qualcosa qua, raccogli, no? Il polipone dei mari. Non ce li fermi in volo. Stupendo questo, eh? Non sento più l'obelisco camminante. Cos'è? And I can't take my mind off the idea she's been taken by one of those creatures. Posso andare via da questo mondo astratto? Solitude and peace is what a soul seeks after being free. Did they die in vain? It appears they were murdered. What a horrible way to find solitude. Possibile che sarete pure dietro, una foto? Certo. Da notare che questa è bella lucida, no? E lì ci sono i scheletri. Non possibile. Riesco a arrivare, scommetto 10.000 euro che non posso arrivare alla barca. No, è vero, cioè posso arrivare. Perso 10.000 euro. Ora posso zompare? Ho sentito chiaramente papà. Incredibile, adesso che sono arrivato alla barca posso saltare. Wow. Questo non significa che posso andare dove mi pare.
Sono arrivato qui solo per sbloccare il salto? Beh, questa è una cattiveria. Questa è una cattiveria. Oh mio Dio. Che cazzo è sto coso? Anything to see her face again. Che devo fa? Devo fare qualcosa per lui. Ho scoperto che c'è un livello massimo su Minecraft Dungeon. Get rid of them. Qualcosa mi dice che non saranno assolutamente amichevoli. Ah, devo combattere. Ok. Che cavolo sono, uomini... Mamma mia, quanto sono brutti. Questo è ancora vivo, eh? Sono uomini pesce. Spettacolo. Vabbè. Devi trovare le armi così, va bene. Che cos'è? Che c'ho adesso? La tuta da palombaro? Ti prego, dimmi di no. No, non devo andare sott'acqua. Un aereo. Chi è? Sì, ma il livello massimo è 256, quanto è 257? Entra. Non ci sta un livello più alto di quello. E da mo' quello ho raggiunto, Giorgio. Allora, quindi... Poi non mi interrompere, cioè adesso sto giocando a questo nuovo gioco. Mi dici con Minecraft Dungeon, ormai... E l'ho finito 3 mesi fa. Non trovi? Che cos'è questa? Con chi? Niente. Che devo fare con sta tuta? Non ne ho idea, sembra una tuta spaziale, dico la verità. Andai in acqua? Non lo so. Grazie. Thank you so much. Ciao amore. Cosa devo fare con questa cosa?
ma allora questa è una cattiveria. Oh, devo andare sott'acqua. Ok, nelle profondità troverò il mio destino. Va bene. Mamma mia. Guarda com'è inquinato sto mare, che roba. Ah, c'è qualcosa finalmente, un'arma? Un altro monolite, un polipo umano. Vabbè, una statua. Quello devo prendere? Finita qui. Oh mio Dio. Beware. You will find Subnagotha, a manifestation of Cthulhu's subconscious mind. Ma che sta di? C'ho un triangolo in mano, non so a che serva. Ok, molto probabilmente lo devo paralizzare e scappare, però non mi fa giocare. Ricominciamo. Dove del cavolo dovrei andare?
Sono stati abbastanza stronzi, eh. Non si vede una fava qui dentro. Ok, arrivati. Prima però fammi caricare un mostro su Streamrider, un guerriero anzi. Allora andiamo lì, vediamo un po' che dobbiamo fare. Ok, sembra un po' agitato il ragazzo. Finito qui? Sembra molto più un gioco di intrattenimento. Oh mio Dio. Wow. Carino, carino, guarda, 50 minuti. Mi ha messo anche un po' paura, devo dire la verità. Non male. È stata una demo veramente carina. Non male. Vero? No, non vogliamo ovviamente ripetere la demo, però volendo si potrebbe ripetere la demo se abbiamo perso qualcosina, però gioco molto semplice a livello strutturale, però la storia, molto storia, molto storia, anche un po' questa fantasia dell'isola, sembra di Atlantide, boh, non so che siano quelli uomini pesce, quindi grafica non male, suggestibile quasi, un po' paurosa. Sta inquietante. Insomma, The Shore. Portato qui in 50 minuti. Le novità. Non male, non male. Vabbè, io vi saluto. Come sempre vi ricordo, mi trovate su Twitch e sulle random live su YouTube. Per qualsiasi cosa commentate su YouTube, c'è la pagina Facebook. O se no, direttamente venite su Twitch come ogni giorno. Sono su Twitch, salvo imprevisti, dalla mattina fino all'ora di cena. Detto questo, ragazzi, io stacco la registrazione e vi saluto e alla prossima novità.